Calciotto Serie A2 sui campi dello Sport City si sfidano ITSD ed Eur City. Vediamo il passaggio che viene subito intercettato dalla difesa. Ripartenza per l'ITSD. Vediamo gli sviluppi di questa buona azione d'attacco. La palla è buona, c'è il tiro che finisce al lato. Occasione ITSD. Pallotta la passa al compagno. La sinistra, lancio in avanti, lo stop è buono e c'è il gran gol dell'ITSD che segna l'1-0, un gol rapace per il vantaggio dei padroni di casa. Sabella ancora lui, buon movimento sulla destra, si smarca, si avvicina alla porta, ancora si accentra il tiro. Ribattuto, un altro tiro e stavolta Gianfrilli c'è ed è angolo per l'ITSD. Possesso di palla in zona mediana per l'Eur City. Passaggio buono in avanti per Riannelli che tira al volo e la palla finisce di poco al lato. È in attacco adesso l'ITSD, vediamo questa azione. Vediamo il tiro da fuori. E c'è il 2-0 spietato dell'ITSD che ha la prima azione d'attacco. Sigla subito il 2-0. Passaggio in avanti, Riannelli alza la testa, pallone tra i piedi, il tiro da fuori. Alto sopra la traversa, fischio dell'arbitro, Iannelli sul pallone, bordata che viene neutralizzata con una ribattuta dal portiere, ancora una ribattuta sotto. Ciorciolini ancora lui, mantiene il possesso e riesce a far ripartire la sua squadra dal lato opposto del campo. Iannelli, ancora Ciorciolini, carica il tiro, ribattuto. Ecco il fischio, lunga rincorsa, tiro ancora pericolosissimo di Iannelli che sfiora il palo. Sulla fascia sinistra i tentativi di rimonta degli ospiti, ottimo recupero del pallone da parte dell'ITSD che si fa avanti, pericolosissimo il tiro al volo di poco fuori, pericolo ancora. Bordata da fuori dell'Eur City, fa buona guardia Santoni. Pallone per Sabella. Sabella, attenzione, pericolo adesso. Palla sotto per il passaggio filtrante ed è il 3-0 dell'ITSD. Eur City adesso accusa il colpo, passaggio filtrante, ma c'è il triplice fischio dell'arbitro che pone fine al match qui allo Sport City Serie A2 Calcio 8, quinta giornata, ITSD 3, Eur City 0.